Sono molto contento. Stamane primo allenamento per Grigoris Castanos, il 21enne centrocampista offensivo torna a Pescara a distanza di oltre 2 anni. Nella prima esperienza, appena 19enne, 8 presenze in Serie A da gennaio a giugno 2017. Arriva dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Si avvicina il brasiliano Matos, ex Verona ma di proprietà dell'Udinese. Il club friulano parteciperà all'ingaggio pari a 400.000 euro netti. Si nutre fiducia. Arriveranno due esterni, Pasquato, che per inciso è un trequartista, non è la priorità. Si raffredda la pista Millico, impossibile Sottil, così come dichiarato al nostro sito dalla DS della Fiorentina Daniele Pradè. Per la difesa nulla da fare, almeno per ora, per il prestito dalla Milan del promettente centrale Matteo Gabbia, classe 99, capitano della nazionale Under 20 la scorsa stagione in grande evidenza nella Lucchese. Per la fascia mancina sfuma Pietro Beruatto, che continuerà ad essere un punto fermo della Juventus Under 23. Falasco del Perugia non è un obiettivo. Intanto cresce l'attesa per il debutto in campionato. Pescara di scena a Salerno sabato con inizio alle 18. Squalificato Scognamiglio, non al top Vettella, che accusa una contusione sul collo del piede. Il difensore ha partecipato all'allenamento mattutino evitando di calciare. Salvo imprevisti ci sarà. Al suo fianco Campagnaro, che ha svolto una seduta differenziata ma a scopo precauzionale. Certo invece il forfè di Vitturini per un fastidio muscolare al quadricipite, out Crecco, lesione muscolare all'adduttore e lo sfortunato Andrea Marafini, frattura del bacino, 45 giorni di stop. Salernitana Pescara sarà diretta da Antonio Rapuano di Rimini, col fischietto romagnolo biancazzurri imbattuti. Due pareggi, tre vittorie, l'ultima col Mantova, l'Adriatico in Coppa Italia 3-2 lo scorso 11 agosto.